Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Oggi volevo fare un video in merito alle vaporizzazioni per le piante carnivore dai climi tropicali, come per esempio le nepenti o le lianfore o anche le pinguicole messicane. Cioè la domanda è: ma vaporizzare con lo spruzzino su piante coltivate all'esterno serve o no? In base alla mia esperienza, direi no. Cioè, non è la vaporizzazione con lo spruzzino che vi farà ottenere risultati eccezionali. Questo perché? Perché coltivare piante all'esterno con umidità estremamente variabile non è la stessa cosa che coltivare le piante in un clima controllato dove l'umidità è sempre al di sopra del 60%, dove in natura queste piante crescono, dove crescono queste piante l'umidità è sempre altissima e in Italia sono pochissime le zone dove l'umidità si mantiene così alta, forse magari nel delta del Po, però in città sicuramente no. Dove vivo io, se le coltivo sul balcone, l'umidità durante il giorno precipita al 30%. E vaporizzare una Nepenthes con lo spruzzino non è la stessa cosa che mantenere l'umidità sempre costante al di sopra del 60%. Vaporizzare in queste condizioni può servire magari a tirar via la polvere o lo smog, ma non a, diciamo, a far crescere meglio la pianta, che anzi viene stressata dal fatto di passare da un attimo all'altro da un'umidità del 30% a un'umidità del 100% e tornare dopo pochi minuti a un'umidità del 30%. Bisogna che la pianta si abitui all'umidità che c'è nella zona, che magari non è ottimale, ma è quella in cui la pianta viene inserita, perché poi se un giorno non siamo a casa e non gli diamo la spruzzatina, la pianta dice: perché non è arrivata la spruzzatina di acqua? No? Meglio che la pianta si abitui a questa aleatorietà di umidità, è morta lì. Quando avevo iniziato a coltivare le nepenti 20 anni fa, le tenevo in un terrario, mi preoccupavo così tanto dell'umidità, senza andare poi a valutare altri parametri come per esempio la luce, che avevo dei pessimi risultati. Poi quando le ho tirate al di fuori di questo terrario, diciamo casalingo, senza lampade, era solo diciamo un mobiletto con un telo sopra, trasparente, ho avuto buoni risultati all'esterno perché c'è l'aria fresca, c'era comunque un po' di umidità che veniva dagli alberi lì vicino e poi soprattutto anche il fatto che di notte era un po' più fresco, perché di notte la pianta non produce fotosintesi, quindi diciamo di notte la pianta consuma solamente gli zuccheri che ha prodotto durante il giorno e quindi è meglio che ci sia una differenza di temperatura tra il giorno e la notte. Perché se noi teniamo comunque alta la temperatura anche durante il giorno, la pianta va in deficit di zuccheri, praticamente. Cioè consuma troppi zuccheri di quanti ne produce. Quello che è importante, secondo me, per piante, diciamo, da battaglia, quelle da garden, la Nepenthes ventrata, la Nepenthes Miranda, qualche piccola elianfora che possiamo anche, se abbiamo fortuna, trovare nei garden, è che ci sia uno sbalzo termico tra il giorno e la notte, un po' di luce solare diretta durante il giorno, e basta, magari troviamo una zona del balcone dove non sia veramente troppo assolata, che ci sia un po' di luce, possiamo vaporizzare ogni 2-3 giorni per tirare via lo smog, la polvere o per dargli un po' di refrigerio se fa veramente troppo caldo. In questo caso magari usiamo dell'acqua che non sia troppo fredda, se no gli diamo uno shock. Okay? Io personalmente non ho mai avuto danni da vaporizzazione durante il giorno, cioè ci sono tanti che dicono non vaporizzate le piante durante il giorno perché poi le goccioline fanno effetto lente
A me non è mai successo con nessuna pianta, né col basilico, né con le nepenti, né con le lianfore, né col cactus. Con nessuna pianta mi è mai successa questa cosa qui. Controllate solo, state attenti di non usare acqua a 15 gradi se le piante sono al sole che arrivano a 35 gradi, perché gli fate un po' quell'effetto se siete stati sotto il sole 2 ore e poi vi buttate nell'acqua della piscina. Insomma, gli fate un po' di stress. Quindi, riassunto di questo video è: non è necessario vaporizzare le piante carnivore tropicali se tenute all'esterno. Preoccupatevi di avere una buona luce, una discreta escursione termica tra il giorno e la notte, di usare un substrato idoneo, dell'acqua buona e basta. Se ovviamente volete ottenere risultati eccezionali, dovete per forza avere un terrario o delle serre dove l'umidità rimanga costante al di sopra del 60%, che ripeto non è la stessa cosa che vaporizzare ogni tanto con uno spruzzino una pianta. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!